Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Parliamo di Under 15 femminile. La Juventus è in finale scudetto, ha superato il Genoa per 1-0. Quindi adesso giovedì, meno dovrebbe essere giovedì, dopodomani, quindi giovedì appunto 21, giocherà la finalissima contro la vincente di Roma Inter, che onestamente non so chi è che ci sia, dopo andrò a controllare, ma la vincente di Roma Inter affronterà appunto la Juventus femminile Under 15, quindi altra finale per la Juventus. Diciamo che la Juventus in questa stagione comunque a livello di giovanili ha raggiunto la finale, ha raggiunto con tutte le semifinali e ha raggiunto la finale con la Under 15 maschile, la primavera femminile e l'Under 15 femminile. Non male, non male, stasera gioca l'Under 16 maschile, sarebbe bello completare le finali con un'altra finale. E niente, quindi sono contento anche perché l'Under 15 l'anno scorso, ricordo che la Juventus femminile vinse l'Under 12, la Dallone Cup, ma l'Under 15 andò male. Avere la Juve in finale vuol dire che comunque c'è una crescita abbastanza importante anche a livello Under 15. Poi ripeto, la primavera purtroppo saremo schiavi di molti infortuni e questo ci peserà un pochettino, però per il resto intanto essere in finale anche qua secondo me è molto 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 positivo. Sto andando a vedere intanto se viene fuori qualcosa, Inter Roma, e vediamo se viene fuori qualcosa, così se riesco a trovare qualcosa. No, niente, niente, non c'è assolutamente, non c'è ancora niente, c'è soltanto Inter, c'è soltanto il risultato della Juve, basta. Quindi la Juve che batte 1-0 il Genoa e si qualifica per le finali di dopodomani. Io vi do appuntamento tra circa 3 ore, che parlerò dell'Under 16 semifinale però maschile. Dunque, Juventus femminile in finale anche nel torneo femminile Under 15 e vi ringrazio, vi do appuntamento con il prossimo video. Ciao!